Che figata alle poste, eh. Un istruttore di arti marziali interviene e salva la vecchietta dalla rapina. Va a sapere come gli dà fini poi. No, non è una cosa buona, non lo so se mi ci trovavo io che poteva succedere, di una vecchietta che viene rapinata da un malvivente. Però la riflessione la faccio, cioè noi non siamo un corpo di polizia, noi siamo istruttori di arti marziali, magari dei militanti, alcun altri, e no, non possiamo intervenire. Oppure deve fare un certificato dai carabinieri, dalla polizia, dal sindaco del posto e vi dice che potete intervenire se vedete un sopruso, un atto di bullismo o una rapina. Non ve lo fanno. Fanno, cioè intanto premesso che è andata pure bene perché io come istruttore dopo 40 anni di attività sì, può darsi pure io intervenire, non lo so, ti ci devi trovare, però io vi suggerisco di fermarvi perché stiamo parlando di una pensione che magari facendo una colletta tra tutti quelli che stavano lì si rimediava rischiando il peggio. Certo, se è in pericolo la vita di qualcuno, lì magari si interviene per altri fattori, ma per una rapina non facciamo gli eroi, non serve. Quando ci autorizzeranno a intervenire, magari i marzialisti sopra un certo grado, dopo un certo esame, possono intervenire in casi simili, allora sono il primo a fare il corso, a farmi certificare ed intervenire. Ma tu, ammena uno che si è fregato la borsetta, cioè là, quello lì adesso rischia, se l'ha bloccato, sequestro di persona. Cioè, paradossalmente è questo. E lesioni gravi, lesioni gravi. Sì, ma quello ha rapinato, ho capito, però un conto è una rapina, un conto ammazzate e botte una persona. O rischia di essere anche ucciso. Che ne sai quello che c'ha un coltello, una pistola, c'ha qualche balordo che poi ti pigliano i mille. Allora, non ci devi stare. Se ci capiti come è successo a sta persona, dico che te ne devi andare. Fai sudare alla donna e tutto quanto, ma non ti metti a scappare presso al malvivente. Non sei un poliziotto. Siamo semplicemente delle persone che insegnano arti marziali e devono proprio insegnare a evitare gli scontri, non a fare gli eroi per una borsetta e una pensione. Ripeto, sembra brutto quello che sto dicendo, però è così, quindi. Non è un esempio da seguire, io la vedo così. Un abbraccio a tutti e andate a ridere le pensioni, portatevi i nipoti. Un abbraccio.